Pescara sempre più verde grazie al progetto del parco di circa 6 ettari nell'area di Risulta che ospiterà anche il Palazzo del Consiglio regionale con i suoi 4.000 metri quadrati e 5 piani. Il giorno dopo il Consiglio straordinario di Pescara che ha visto schierati cittadini, rappresentanti del commercio, consiglieri regionali e deputati pare proprio non avere alcuno strascico. Nessuna parcellizzazione di progetto, a dirla con le parole del deputato Dem D'Alfonso, nessuna marconizzazione dell'area di Risulta che secondo Masci invece ha un destino preciso. La sintesi l'ha fatta proprio il Consiglio con un ordine del giorno votato dalla maggioranza che ha invitato il sindaco a continuare sulla strada intrapresa. Noi stiamo caratterizzando l'area di Risulta per bonificare, finalmente dopo 35 anni l'area di Risulta si bonifica, dopo 50 anni Pescara si dota di una sede regionale ed è giusto così, i pescaresi hanno rinunciato per 50 anni a quello che era un loro diritto, ad avere una sede unica della regione Abruzzo a Pescara, come succede in tutte le città che svolgono queste funzioni. Adesso il discorso è stato avviato, noi pensiamo che la posizione all'interno dell'area di Risulta in mezzo a un parco, un edificio di grande qualità identitario che caratterizzerà Pescara e la regione sia la cosa più indicata, anche perché l'area di Risulta è il punto più raggiungibile da tutto l'Abruzzo, più facilmente raggiungibile senza consumare energia e immettendo zero CO2 nell'aria. Tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi, cioè le ricerche di aree fuori dal centro cittadino, si sono rivelate assolutamente insoddisfacenti. Continueremo su questa strada garantendo il verde a tutta la città di Pescara, non soltanto nell'area di Risulta ma anche nelle zone periferiche, a cominciare dalla zona nord, ma continuando con il grande polmone verde del Parco d'Avalos che amplieremo acquisendo anche l'ex galoppatoio. Il Consiglio aperto a tutti non è piaciuto perché le decisioni prese pare non siano state frutto di alcuna discussione. Un rito celebrativo lo ha definito Massimo Palladini, presidente dell'Associazione Italia Nostra. Colpisce una, come dire, dichiarazione del fatto che le decisioni sono prese anche la mattina. Il presidente Sospiri lo ha dichiarato sulla stampa, indietro non si torna. Allora la partecipazione è esattamente il contrario di questo. È un luogo in cui si prende atto di possibili obiezioni, si rafforza o si cambia una convinzione e poi si opera.